Ciao amici, partiamo con il nostro primo webinar quantistica, cambiamenti quantistici legato a questo reale pensiero positivo. Ci lavoro con pensiero positivo da quando ho 25-26 anni, ho cominciato a leggere Louise Hay, Come puoi guarire la tua vita. Ed è qualcosa di straordinario perché veramente vedi come pensiero può aiutarti a trarre nuova energia, nuova realtà, però è sempre stato un po' considerato New Age, un po' effimero, perché non c'erano tanti studi scientifici, un basamento scientifico su quello che stava succedendo, ma adesso questo è cambiato, in questi 25, 27, oh, caspita, 20, 27, 28 anni, da quando ho cominciato questo percorso, oh, adesso, grazie a Joe Dispenza, grazie a diversi scienziati, proprio la risposta quantistica dei cambiamenti quantistici è perché e per co cosa succede nella nostra vita. Perché noi, se avete notato su diverse, come si chiama, diverse cartoni animati, Avengers, quant'altro, parlano sempre di multiverso. Multiverso perché nasce dal quantistica, multiverso vuol dire che c'è un immenso opportunità di altri noi. E che cos'è il multiverso? In pratica è tutte le tue scelte in contemporanea accadendo in questo momento e siamo noi in questo momento che abbiamo deciso semplicemente di essere dove siamo oggi. Un po' a causa del nostro passato, un po' a causa di quelle che abbiamo pensato stamattina, un po' perché non capiamo come cambiarci, perché è molto semplice a dire, oh, mio lavoro è questo, la mia famiglia è questo, il mio peso è questo, allora devi continuare così perché tanto sono fatte così. Ma in realtà, se guardiamo, diciamo, il mondo quantistico, non è affatto così. Soltanto che cadiamo nel tranello di ripetere lo stesso presente. Ok? Stesso presente perché scegliamo di ripetere le stesse abitudini, gli stessi pensieri. Ripetiamo cose che dice ormai è così, ormai è cos'ha, e di conseguenza ripeto la stessa strada per andare al lavoro, mi mangio la stessa prima colazione, magari faccio lo stesso allenamento e ho una vita che è molto ripetitivo perché non penso di cambiarlo, non penso per certi versi che posso cambiarlo. Ma la verità, il multiverso è come un armadio. A me piace usare questa metafora perché io ogni mattina ho la possibilità di entrare e nel mio armadio avrò una schiera di mise, da sportivo a elegante, a lavorativo, a streetwear, a jeans, a minigonne, e potrei andare avanti. Ovviamente, come mi decido di vestirmi mi farà interagire con il mondo che mi circonda, perché per esempio se io devo andare al red carpet non vado in jeans struccata e con il cappello sciatta, ma invece se devo andare a una beach party magari vado soltanto in jeans con un top da un reggiseno da costume da bagno, ok? E se sbaglio quelle mise avrò anche una reazione del mondo che mi circonda di approvazione o disapprovazione dipendendo come mi allineo, perché no, ha detto ah, quello era vestito, ma non ha capito, non ha letto l'invito che era white party e ti arrivi vestito, non lo so, multicolor. Per questo, multiverso è quello che decido quel giorno dal mio armadio di tir fuori e mettermi addosso, inciderà di oggi chi sono. Ma la verità, quando parliamo di cambiamenti quantistici e cominciamo a parlare di multiverso, dobbiamo vedere chi potrei essere. E chi potresti essere e chi vorresti essere e come fare questo cambiamento e perché è fattibile fare questo cambiamento, e proverò di affrontarlo in modo fisica, quantistica e scientifica per farti capire che il cambiamento è alla portata di mano. E noi cominciamo a farlo un po' insieme perché ti darò dei concetti un po' innovativo da una parte, un po' ho già parlato diverse volte. Sapete perfettamente quando parlo di pensiero positivo, è una scelta di essere positivo, una scelta di essere felice, una scelta è un allenamento. Però a volte che specialmente me la vedo su di me, io sto lavorando con questi concetti del quantum cambiamenti da 2 anni
E devo vedere, vedo che le cose succedono, poi vedo che cadono io nel tranello di tornare indietro e cominciare a dire mi blocca qua, mi trovo bloccato qua, eccetera, eccetera. Poi devo dire fermati, ritorni indietro, riprogrammi il cervello, non è quello che vedi, possiamo sempre cambiarci. E come i muscoli, i cambiamenti quantistici è una questione di costanza, disciplina e ripetizione. Ripetiamo le nostre esercizi, ripetiamo questo, diciamo, queste cose che oggi comincio a fare un'infarinatura, ma nelle settimane a venire cominceremo proprio a affrontare. Allora, i pensieri sono la chiave, perché dove concentro la mia attenzione influisce sulla mia presente o quello che vedo nel mio immediato presente o futuro, presente e futuro. Per esempio, se io sono in ansia, e cerco di giustificare la mia ansia, io comincerò a concentrare sull'ansia, cercando una spiegazione. E ti posso garantire, se cominci a fissare l'ansia, solo che ti sentirai più ansioso, ma avrai una scusa per cui non agire positivamente sul tuo cambiamento, ma troverai un modo per complaccare o una scusa per non affrontare la soluzione della tua ansia e diventi una cane che si morde la coda. Così, quando noi cominciamo a parlare delle cose quantistiche, noi dobbiamo rimanere sorprese di quello che andiamo a scoprire. Noi dobbiamo uscire the box, out of the box. Noi dobbiamo cambiare il modo di affrontare la vita, vedere i risultati in realtà e anche lamentarci. Cioè, se la prima regola diciamo, dei cambiamenti quantistici qual è? E di smettere di rinforzare il tuo presente con le lamentele. Perché il minuto che tiro fuori un'ansia, tiro fuori una lamentela, tiro fuori una scusante perché sto così o perché sono bloccata così, io sono letteralmente rinforzando quella negatività nella mia vita e ci rimane. Vedremo perché questa cosa. Così io, se provo di uscire dalla mia ansia giustificando la mia ansia, non arriverò mai da nessuna parte. Così mio pensiero, la mia carcere, le mie pensieri diventano la mia carcere. Se soffro di ansia, concentrandomi su problemi e futuri problemi, molto probabilmente cercherò una soluzione al di fuori di me. Cercherò di attenuarlo. Spesso sento persone che sono su psicofarmaci o altrimenti cominciano un gioco, o altrimenti cominciano a fare qualche cosa che prova di silenziare quest'ansia, anziché dire guarda, cerco un nuovo modo, cerco una nuova strada, cerco un nuovo meccanismo. Così è A, non lamentarci, perché quello diventa il cane che perché mi lamento? Perché questo mi ha fatto questo, perché questo mi ha fatto questo, e vedi che questo, e vedi che mi ha fatto questo. Io vado proprio a fissare esattamente che non voglio nella mia vita. Devo fare così. Ed è difficilissimo, io non sto dicendo che è facile. Ricado nel tranello, e questo probabilmente è anche un po' una lotta con i nostri mostri, che abbiamo tutti i nostri mostri, conosciamo i mostri, conosciamo come funzionano i mostri, così. La lotta di evolvere, la lotta di trovare la nostra emancipazione, questa lotta di rinascere, sarà sempre contrapposto dal pensiero negativo, pensiero vecchio e anche i problemi che vediamo nel nostro immediato, diciamo, realtà. Ma ricordiamo che quello che sto vedendo oggi molto probabilmente è frutto di quello che ho pensato ieri. Così se io domani voglio vedere un altro futuro, un altro risultato, oggi cambio la testa, oggi comincio a fare le cose diverse e poi pup, 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 noterete che le cose intorno a voi cambiano in senso propositivo. Così, dipendenze di alcun genere sono nient'altro di una ricerca esterna per silenziare un pensiero interno, ok? Quando uso le dipendenze. Allora, andiamo a parlare della scienza, da dove nasce questo concetto di quantum theory multiverso. Allora, le particelle subatomiche esistono solo se sono osservate, ok? Qui ce leggiamo, te la faccio vedere. L'elettrone esiste come una onda di probabilità in un momento e poi nel prossimo momento si appare come una particella solido,
poi si scompare fino a nulla e poi riappare in un altro, diciamo, posizione. Queste sono particelle subatomiche, dove abbiamo questo tipo, si chiama CERN, in Svizzera, dove hanno questi grossi velocizzatori delle particelle subatomiche per studiarli. Abbiamo visto che un elettron che è veramente subatomico, perché è più piccolo di un atomo, diventa una particella solo quando è osservato. Cioè, qui nuvoloso, non vediamo niente, non c'è l'elettrone, potrebbe essere in qualsiasi parte. Poi lo scienziato comincia a osservarlo e lui appare, perché lo scienziato in pratica lo sta osservando, lo sta cercando, lo sta attraendo. E gli chiedi di passare da una probabilità, una possibilità dentro una nuvola di opportunità a diventare concreta. Diventa concreta e poi risparire, qui è riscomparso a nulla, e poi si riappare dall'altra parte perché lo sta cercando lo scienziato. Cioè la particella elettronica si appare quando viene osservato da un intento. Da questo intento possono apparire, scomparire, riapparire altrove. Questo vuol dire che nel nostro mondo noi abbiamo intorno a noi un multiverso, non è altre. Io, secondo me, gli do la mia interpretazione, poi posso sempre sbagliare, ma per il momento lo interpreto così: che il mio multiverso sono. C'è anche un'altra cosa su che cos'è su Apple, no, su non so se su Disney, penso che su Disney. Che parla di Loki, e questo Loki parlano sempre in multiverso, di questo lineo temporale, e ci sono tutte le deviazioni del lineo temporale, e in ogni lineo temporale c'è un altro te che sta vivendo un'altra vita. Magari c'è un altro Jill che non è ginnica, un altro Jill che è, non so, uno scienziato nucleare, un altro Jill che fa, non lo so, cose che sconce, non lo so. Però che cosa sono? Sono legate al nostro pensieri, nel nostro concentrazione di quelle che vogliamo plasmare o concretizzare nella nostra vita. E a volte noi pensiamo di essere vittime di noi stesse, o vittime degli eventi, però in pratica siamo vittime di noi stessi, perché se gli elettroni che possono diventare, ok, elettroni che è un'onda di probabilità, onda, come la luce è un'onda, come il suono è un'onda, come il mare è un'onda, diventa una concreta, diciamo, realtà quando viene osservato, vuol dire che se io ho milioni di Jill là fuori, io posso concretizzare andando a fissandomi sulle Jill che voglio, e parte da un pensiero che diventa un sentimento, dove io devo unire il cuore e la testa, però ci arriverò. Allora, diciamo, nel campo quantistica abbiamo potenziali elettromagnetiche che stanno lì, esattamente come gli elettroni stanno lì, e possono apparire o scomparire dipendendo se li concentro o no. Se ci concentro su successo, salute, allora, a pagamento. E anche l'altra cosa molto bella è che deve quasi sorprenderti la meraviglia. In qua vediamo soldi, vediamo il nostro anima gemella, vediamo salute, gioia, l'allargo qua, ok? E tu cominci a produrre un'onda elettromagnetica intorno a te, ricordando che sempre un pensiero è elettrico, il nostro elettroencefalogramma, il cervello è un circuito elettronico che crea un campo elettromagnetico. Però poi ti dico, c'è un'altra cosa che potenzia tutto questo, e potenzia, diciamo, e si chiama heart-mind axis, cioè l'asse tra il cuore e il mente. Così non basta soltanto pensarlo, ma dobbiamo credere veramente, profondamente, con sentimenti, che sta già accadendo. A quel punto appare l'elettrone, famoso elettrone in questo, diciamo, campo quantistico, di soldi o della nostra anima gemella o della nostra salute o della nostra gioia, e a un certo punto si ritorna, ok? Allora, noi attraiamo
i potenziali delle onde elettromagnetiche perché le tendiamo, le stiamo proprio tendendo. Io, esattamente come quel scienziato ha cercato quell'elettrone fino a vederlo diventare cioè, proprio materia, noi dobbiamo materializzare e manifestare il nostro nuovo versione di noi stessi attraverso questa convinzione quantistica di salute, gioia, anima, gemella, amore e diciamo successo o soldi. Allora, quando noi cominciamo a avere questo campo elettromagnetico che pretende la gioia, io divento gioiosa e arriverà a me come un evento gioioso che mi trova, o creare una nuova linea temporale dove io passo da Jill triste, Jill stanca, Jill provata, Jill che non ce la fa più, a diventare Jill che le cose vengono date, le cose arrivano quasi come una sorpresa, che i numeri cominciano a ampliare, salute diventa sempre più florida, più bella, vedo il mio fisico con più energia e comincio a dire ok, sto scegliendo un altro Jill. E questo è come si fa? Si fa legando heart and mind. Pensiero, ok? E questo, il pensiero è la cosa più meccanica, cioè io con il pensiero, come pensiero positivo, prima persona, tutto va bene nel mio mondo, ho la casa che adoro, e non so, ok? Partiamo con le meccaniche di questo. Allora, pensiero, ti fai la lista della spesa, no? Ho il lavoro che amo, nel contesto migliore. Ho la mia casa a bordo mare, vedo il mare, tutto va benissimo così. Mio corpo è incredibile, sta in forma, pieno di energia, ho la forma fisica dei miei sogni, sono circondato da persone che amano e mi aiutano in tutto quella mia faccenda e comincio a fare questo pensiero. Dopodiché lo dobbiamo immaginare come se fosse un film e lo dobbiamo sentirlo proprio. Diventa veramente potente il, diciamo, cambiamenti quantistici, quando riesco a convincere il corpo che è già realtà. Quando è già realtà, sto attraendo quei elettroni che diventano materia, boom, diventano materia. Affinché rimane soltanto un pensiero, affinché diventi soltanto un fantasticamento, e non ci credo, cioè nel senso che sì, mi piacerebbe, sarebbe bello, ma sai quelle cose quando cominci la dieta? Io perderò peso, ma se non perdo peso, no? O io vorrei questa, ma c'è cioè una sorta di qualcosa che ti frena, non puoi realizzare la tua nuova versione di te in modo quantistica con quel ma. Noi dobbiamo proprio bagnarci della fantasia affinché la facciamo diventare un film. Sai quando ti guardi un film e sei talmente catapultato dentro il film che ti perdi per un'ora e mezzo, 2 ore e sei in un altro mondo, sei in Mission Impossible o sei una storia d'amore o sto di qua e senti la sensazione degli attori e ti senti arrabbiato per certe cose o impaurito per altre cose. Quello è la sensazione che ci serve per poi attrarre tutto quello che diventa realizzabile e reale nel nostro presente. Perché la crediamo talmente tanto. Così, pensiero elettrico, la prima forzatura sarà pensiero elettrico, ma lo dobbiamo fare diventare sentimento chimico e quello comincia a fantasticare. Ma lo devi sentire le persone che ti complimentano, che ti stringono la mano, che ti stanno dicendo quanto stai bene, non ti ho mai visto così bella, che ti stanno scrivendo i contratti, che ti stanno chiamando per lavoro. E così, con una coerenza tra il cuore e la mente, possiamo riprogrammare il nostro futuro. Oh, e dobbiamo rinavigare perché abbiamo perso, eccoci qua, il nostro futuro. Ok? Allora, le onde che poi diventano materie, perché tutto onda, tutto, io ho parlato di tanto, ritmi circadiani, infradiani, ultradiani, le onde sono dappertutto. Però si è visto, Einstein ha visto, che la luce può comportarsi sia come onda, sia come particella. Diciamo, un photon è una particella,
Un'onda sarebbe l'onda del luce, sarebbe tipo un arcobaleno, cioè vedi l'onda gialla, l'onda verde, quando sono diverse lunghezze di onde, per avere diversi colori che noi possiamo percepire o non percepire, perché ci sono anche onde che sono invisibili all'occhio nudo, però quello che sto dicendo è quando sono coerenti, sono più potenti, perché riescono a essere, non lo so se avete mai cantato in due, no, faccio e poi tu continui e tu canti sulla mia stessa nota, tu senti che si amplificano, ti amplificano e diventano più potenti. Per esempio, per noi in mare è pericolosissimo quando arriva la nave che porta, che spinge l'acqua di fronte a lui per entrare in porto, perché se lui si sincronizza con il set che arriva da Atlantico stesso e spinge, le onde si alzano in doppio, diventano onde anomale. Ti posso garantire, non è divertente quando succede, ti trovi al momento sbagliato, vieni ciancicato da 3, 4, 5 onde senza pietà. Però quello che voglio dire è molto importante che le onde e l'intento tra il pensiero e il sentimento e la speranza vengono uniti. E fammi vedere se riesco a farvi vedere questo. A me piace, su questo diagramma mi piace vedere questo. Vedi, testa, cuore. E questi sono semplicemente, stiamo parlando in questo caso, stiamo parlando come il cuore che è sofferente, il cuore che è sofferente rende letteralmente blu. Il soggetto, perché è talmente triste, ovviamente spento, no? Ma quando siamo attivati tra mente e nostro cuore, diventiamo potenti, perché si chiama heart brain access. C'è un'energia di interscambio e interagisce su quello che vedrai nella tua realtà. Così dobbiamo essere coerenti tra focalizzare il nostro risultato senza metterci dubbio da nessuna parte. Io vi devo credere di rendervi ridicoli tra voi e voi, perché ovviamente io ho un diario dove mi piace scrivere e scrivo: sono nella mia casa al mare, vedo che sono nella mia casa al mare, una casa meravigliosa. Poi c'è uno qua che punto perché è bellissimo, così mi immagino di essere dentro quella casa, vista mare, cucinando quello che voglio cucinare. Mia figlia arriva con i miei nipoti, vedo il cibo che sta bene, sono in salute, il mio lavoro sta andando bene. Immagino all'inverosimile di quello che voglio realizzare nella mia vita. E ti sembrerà strano, ma la devi fare attendendo miracoli. Non, se è una cosa che ti può aspettare, non supera quantistica, non ti supera te stesso. Noi dobbiamo dire: fammi vedere qualcosa di straordinario, mondo, universo, Dio, chiamalo come ti pare. A me piace, penso che è Dio che c'ha tutto sotto controllo. E noi abbiamo. Dobbiamo focalizzare il nostro risultato con forza, cioè dobbiamo proprio pensare, forzare e fissare e credere che sta già succedendo. Poi dobbiamo immaginare con il cuore che vede il film, che vede l'amore, che vede la salute, che vede tutto quello che vogliamo, e poi dobbiamo credere che quello che stiamo vedendo è reale, perché il cervello comincia a credere, a quel punto comincia a fissare diciamo, il multiverso quantistica e comincia a scegliere quei perni da quel multiverso che comincerà a apparire in modo magico nella vostra vita per avere una nuova linea temporale di vita con più agevolazioni, con più salute, con più diciamo, consapevolezza e soddisfazione. Così, forza. Credere, immaginare, credere, sognare e credere. Non è più un sogno, è tu che stai cuocendo e cucendo questa nuova vita su te stesso, ok? Sentire, lo sento dalle persone che mi stringono la mano, lo sento dalle persone che mi stanno chiamando per lavoro e credere. E questo è un passaggio quantistica che funziona, perché i nostri geni, proprio si chiama epigenetica, ok? Sono correlati alla malattia ma anche alla salute, ok? I geni, quando dicono, no, questa persona è
50% ha una probabilità genetica di avere una malattia. 50%, certe persone la vedranno come una condanna, non dico a morte, ma una condanna. 50% vuol dire ci sono 50% delle persone che non hanno preso quella malattia, che non si è espresso quel gene, che non si è espresso la malattia. Ma perché? Torna all'aspettativa, torna a focalizzare sulla soluzione piuttosto che il disfatto o sul problema. Upregulating o downregulating a gene parte con l'epigenetica, dal pensiero, al sentimento, cascata ormonale, perché il nostro heart-brain axis è veramente, siamo soltanto all'inizio di scoprire quanto è potente. Overview of the role of ligands between brain and body. Ligands sono tipo legamenti e legano il nostro pensiero a tutta la produzione ormonale del corpo. Abbiamo pituitary, pineale, thyroid, timo, adrenals, digestive glands e sexual glands. Sono tutti connessi, ma la trovo molto interessante. Chi ha mai fatto yoga o chi ha mai fatto meditazione, parlano delle chakra, giusto? Le chakra, chakra energetici, siamo là, stiamo parlando dell'energia. Ma stranamente sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circuiti ghiandolari legato alle 7 chakra. Questo è primo, secondo, primo è sotto il sacro, mezzo la pancia. Adrenals è diciamo più o meno quello all'altezza del plesso solare. Poi abbiamo timo che è più o meno all'altezza del cuore. Thyroid, gola, pineale, mezzo alla fronte, terzo occhio, e poi pituitary, che quello sarebbe quello, la settima chakra che è sopra la testa. Così vedi come quello dove le vecchie discipline olistiche, yogastriche, diciamo un po' new age, ma non new age adesso recente, però stiamo parlando dei vecchi sciamani parlavano di questi centri energici. Adesso, dal punto di vista della quantistica, della fisica, stanno parlando, guarda, qui produci tutti gli ormoni che ti servono, che sono legati a un pensiero, si chiama epigenetica, sopra i geni. Così, un pensiero che è legato al mio corpo attraverso il cervello può influire sulla produzione di ormoni che influisce sulla mia salute. Ed è molto interessante. Neurotrasmettitori sono diversi messaggeri chimici tra neuroni. Neuropeptidi sono le corrieri chimici che segnalano diversi ghiandole del corpo a fare gli ormoni che poi vanno ad interagire con le nostre cellule per la produzione proteica per la salute. Così, noi siamo alla tip dell'iceberg di cambiamenti quantistici che adesso sono scientificamente comprovati e papabili. Cioè, tutte queste novità stanno venendo da diversi testi scientifici, che è molto interessante perché non stiamo più parlando soltanto di pensiero positivo, che sostengo sempre perché fa parte di questo. Noi dobbiamo passare da pensiero positivo a sentimento positivo, a unire le due onde di pensiero e sentimento, per legare mente e cuore, per creare una proiezione verso i campi quantistici, per ritirare o attrarre quello che è salute, successo, appagamento, calmo, rilassamento, e posso andare avanti di tutte le cose che vogliamo benefiche nel nostro corpo, per avere di più del nostro corpo. Ma vi lascio con questa prima settimana, con questa prima infarinatura del nostro processo e lavoro quantistica insieme. La prima cosa che vi invito di fare è di non lamentarvi, difficilissimo, difficilissimo. Morderti la lingua, scriviti pensiero positivo contro quella lamentela. Se sei arrabbiato con il vostro frigorifero perché si è rotto il frigorifero, scrivi: mio frigo fa benissimo, tutto sta andando bene nel mio mondo. Riformulare la lamentela in qualcosa di positivo per tuo benessere e per tuo diciamo, multiverso, per avere una nuova linea temporale della tua vita che ti porterà alle cose positive.
Numero due, ok, cominci cioè non lamentiamoci e cominci a fantasticare di quello che vuoi. Immagini, chiudi gli occhi, sogna, se è possibile scrivi, ma cominciare a visualizzare dal multiverse. Immagini di andare in un grandissimo supermercato di opportunità e in questo supermercato di opportunità nulla è proibito, cioè sognala in grande, non ti dire, no, no, sai, Quando sogniamo in grande dobbiamo credere che sta già esistendo nella nostra realtà, dobbiamo solo che essere sorpresi, sorpresi che quando arrivi dici wow, questo è di più di quello che ho aspettato, wow, questo è di più di quello che ho aspettato. Così funziona il campo quantistico. Aspetti miracoli, aspetti meraviglia senza il tarlo del dubbio, ok? Così, non lamentele, non tarlo del dubbio, sogna in grande e cominciamo a tirare fuori di questo multiverse quantistica i sogni e la vita che abbiamo sempre sognato. Vi aspetto la prossima settimana, sempre su questo tema adesso, molto importante, molto potente e vi garantisco risultati se siete disciplinati con questa tecnica. Un abbraccio dalla Jill e vi aspetto sempre per indagare sulle novità scientifiche insieme. Ciao per now.